Campania Motorsport è offerto da Offroad Racing Shop, concessionario Honda Red Moto. Appassionati di enduro, benvenuti a Campania. Avete visto il drone di Alfredo Porcaro volare proprio su questa splendida cittadina. Siamo in provincia di Salerno, ospiti del campionato campano enduro FMI 2019, con il paddock già bello pieno, il parco chiuso stragolbo di moto. Poi scopriremo dopo quanti moto avremo. Ospiti anche dello staff di guida, eccolo qua, concessionario KTM, ma anche motoclub molto attivo nel mondo dell'off-road. Voliamo anche sul gonfiabile di Offroad Racing Shop, dealer Honda Red Moto, che è main sponsor di questo campionato con tanti premi, tante belle novità. Sentiamo subito la voce di Mario Dello Buono. Sì, abbiamo ad oggi la federazione ci ha fornito tutti quanti i nuovi licenziati, quindi tutti gli esordienti, piloti che non hanno mai, cioè che hanno partecipato per la prima volta a questo campionato. Siamo quasi pronti, dovrebbero consegnarci il tutto entro questa settimana. Tempo tecnico entro il 15 di aprile apriremo. Stiamo cercando insieme a Honda Red Moto di far partecipare anche qualche pilota del mondiale, quindi per il giorno dell'inaugurazione. Vediamo se riusciremo a portare qualche pilota importante. E noi ci saremo sicuramente in bocca al lupo ad Offroad Racing Shop Honda Red Moto, mentre folto e nutrito anche il gruppo di piloti, ovviamente del team di guida che gioca in casa quest'oggi. Vi porto anche sulle speciali, sempre con il nostro drone. Eccola qui la cross test, molto bella, veloce, tecnica, guidata a contropendenze, ma soprattutto la enduro test, eccola disegnata, realizzata su questa pendice di montagna, molto suggestiva, devo dire, una linea che ha messo a dura prova i 120 piloti più 20 piloti della sprint, che ovviamente non correranno nella enduro test. Vi dicevo, una linea che ha messo a dura prova i piloti in pista, con il terreno che ad ogni passaggio poi diventava sabbioso. Si vede anche da questa immagine, con qualche moto già impegnata nella linea. Qui siamo a metà giornata, passaggi anche nel trasferimento con l'onboard di Tommaso Gonzalez, nostro amico pilota del team Fuorigiri, che ci ha regalato questi passaggi tecnici a completamento di questo giro, quindi il trasferimento che tutti i piloti hanno molto apprezzato. Non era impegnativo ma equilibrato e ha divertito davvero tutti. Andiamo subito sulla cronaca della gara, perché mattatore di giornata, eccolo qui, numero 102, pilota del motoclub Il Monello Pianeta Moto, è Patrizio Plaitano, che riesce ad aggiudicarsi questa assoluta qui a Campania, in questa seconda prova, con Patrizio che è veramente stato molto veloce in quasi tutte le speciali. Se l'è giocata gomito a gomito con il secondo pilota, che tra poco scopriremo chi è, mentre vediamo in azione ancora Patrizio Plaitano anche nella linea, eccolo qua, alla partenza della enduro test. L'avete vista prima dall'alto, formata da questa prima parte di ex cava molto ghiaiosa, anzi argillosa direi, c'erano molti ciottoli, quindi ovviamente condizioni di grip scarse sicuramente, e poi si andava a inoltrare in questo boschetto, lo vedete, ancora Patrizio Plaitano impegnato. Al via anche Damiano Lullo, che è secondo in questa assoluta di Campania, eccolo qua, il pilota del 100% Enduro Team, ce l'ha messa tutta Damiano, è arrivato comunque stanco a questa prova, ha svolto nelle ultime tre settimane tre gare, qui addirittura va lungo in questa parte della cross test, quindi un po' di errorini che lo hanno sicuramente condizionato, raggiungendo appunto soltanto il secondo posto con 9 secondi e mezzo di ritardo rispetto a Patrizio Plaitano. Quindi sicuramente una giornata impegnativa per tutti i piloti, soprattutto per questi primi piloti, mentre vediamo anche Damiano Lullo impegnato nella linea. C'è comunque da dire che insomma una giornata intensa che ci ha accompagnato
con una temperatura mite. Ecco qui un altro errore di Damiano Lullo, quindi avete visto che tra l'errore di prima nella cross test e quest'altro nella linea sono stati determinanti. Ovviamente qua si parla sempre di centesimi di secondi che alla fine diventano secondi preziosi. In terza posizione nell'assoluta abbiamo un altro pilota della classe TCU, ovviamente anche il podio è composto da Plaitano, Lullo e Tommaso Gonzalez. Eccolo qua il numero 103 che ci aveva regalato Lombard prima con la soggettiva nel trasferimento. Tommaso quest'anno 40 anni per lui, di cui secondo me almeno 25 svolti a bordo di moto da enduro. Eccolo impegnato anche nella linea, Tommaso Gonzalez, che paga un ritardo di 48 secondi rispetto a Patrizio Plaitano, quindi sicuramente dei margini importanti in questa prova che, come avete potuto capire, è stata molto difficile, complicata, una vera gara di enduro che ovviamente, nulla togliendo agli amici del Motoclub Salerno che hanno svolto la prima prova, però questa sicuramente ha visto in campo difficoltà maggiori. In quarta posizione nell'assoluta c'è Alfonso Zoccola, anche lui è vittima di diversi errori nelle speciali, il pilota del team Il Monello Pianeta Moto su Beta 300 due tempi, che aveva vinto l'assoluta nella prima prova a Santomenna, dove era stato il Motoclub Salerno a organizzare la prova. Alfonso, che quindi si è dovuto accontentare della quarta posizione assoluta e quarta anche nella classe TCU. Lo vediamo ancora affrontare la Enduro Test in questa giornata di seconda prova del campionato campano Enduro FMI, appunto a Campagna, con il motoclub di guida ad organizzare. Eccolo qui un primo pilota del motoclub di guida, Ernesto Carmando, che chiude in quinta posizione assoluta ed è quinto anche nella classe TCU. Mole importante per Ernesto Carmando, che è altissimo ma che comunque riesce a destreggiarsi sulla sua KTM in maniera molto disinvolta. Vediamo quanto è in ritardo rispetto a Zoccola. Allora abbiamo 48 secondi da Gonzalez, 49 secondi di Alfonso Zoccola rispetto a Patrizio Plaitano, 51 secondi di ritardo di Ernesto Carmando rispetto a Patrizio Plaitano, vincitore dell'assoluta, mentre lo vediamo Carmando ancora impegnato nella linea. Sei stato velocissimo in tutte e due le speciali, però se volessi scegliere una delle due, dove ti sei piaciuto di più a guidare? La cross test, il cross test, però era bellissimo, molto tecnico come mi piace a me. Anche se stamattina era un po' scivoloso. Sì, stamattina si scivolava un po', però poi si è asciugato. Invece il punto più difficile della linea che hai incontrato, dove magari non riuscivi proprio, o ti è piaciuta tutta? No, la linea non ho avuto problemi, era bellissima dappertutto. Anche quando era scavata? Era ancora più bella. Andiamo adesso per gradi, categoria per categoria. Siamo nella SE con Carmine Sarro in azione, numero 109 del team 100% Enduro, che era stato anche sesto assoluto. Quindi un altro talento sicuramente che abbiamo visto negli ultimi anni migliorare tantissimo, insomma staccare il sesto tempo dell'assoluta in questo campionato, insomma non è facile. Complimenti a Carmine Sarro, che ovviamente si aggiudica, come detto, anche la categoria SE. Lo vediamo impegnato in questo momento nella cava della linea che il motoclub di guida ha disegnato e realizzato qui in occasione della seconda prova del campionato campano Enduro FMI 2019. Anche lui molto alto, che è un vantaggio sicuramente perché ti dà la possibilità di zampettare velocemente quando si è in difficoltà. Ecco ancora Sarro nel boschetto della Enduro Test. Secondo in classifica nella SE, un piacevole ritorno quest'anno di Mattia Cortazzo, numero 113. Lo vedete a bordo di Husqvarna, il pilota del 100% Enduro Team, quindi compagno di squadra di Carmine Sarro, che ha pagato un ritardo di poco più di 3 secondi rispetto al numero 109, quindi veramente se la sono giocata sul filo del rasoio i due talentuosi ragazzi del 100% Enduro Team. Devi accontentarsi della terza piazza, Francesco Imparato di guida moto e il team, questa SE, che paga un ritardo di 14 secondi rispetto a Mattia Cortazzo. Dove ti sei piaciuto di più? In quale delle speciali? Nell'enduro test sono andato veramente bene oggi. Un po' meno nella cross test, però
sono riuscito a vincere alla fine. Classe S2, siamo in moto con Michele Senese, altro pilota del 100% Duro Team che quest'oggi qui a Campania ha messo sul podio tanti piloti, anche nella classe S2 vince appunto il portacolori del motoclub cilentano con il numero 146, che ha accumulato un vantaggio notevole rispetto al secondo pilota che vedremo tra poco, mentre ancora impegnato nella cross test Michele Senese, anche inquadrato nel boschetto della Enduro Test. Ci siamo arrampicati quest'oggi per dare la massima visibilità a questa gara che veramente si è mostrata subito bella dal mattino. Secondo classificato Alessandro Marra, dicevo 41 secondi lo svantaggio del pilota del motoclub Piedimonte Matese rispetto a Michele Senese, quindi sicuramente un bel gap in questa categoria che vede la vittoria di Michele Senese qui a Campania. Ancora Marra impegnato nella Enduro Test, riuscirà alla fine ad avere un vantaggio invece sul terzo pilota sul podio in questa categoria, che è Danilo Coglianese. Lo vediamo adesso, eccolo qua in azione al centro della cross test. Dicevo, un vantaggio di Marra su Coglianese di 21 secondi, quindi è così composto il podio di questa S2 con questi giovani ragazzi impegnati e molto talentuosi in questa categoria molto avvincente. È una gara molto bella, scivolosa però bella. Mi sono impegnato ed è uscito il risultato, almeno questo, però era bella dura. Grazie. Però siamo stati molto... Quale ti è piaciuta delle due? Tutte e due possiamo dire, perché era bella tutte e due, però la grande era molto scivolosa, però facevamo il nostro. Passiamo alla classe SD con... inquadrato in questo momento il numero 107, che è Sergio Russo, altro pilota del team 100% Enduro, che conquista la vittoria anche a Campania. Qui però c'è un errore di Sergio, è andato via l'anteriore, nonostante ciò è riuscito comunque a aggiudicarsi questa vittoria con ben 32 di secondi di vantaggio rispetto all'inseguitore che tra poco vedremo. Mentre c'è in azione ancora Sergio Russo nella Enduro Test, che si scavava via via ad ogni passaggio, si vede chiaramente da queste immagini difficoltà anche per la salita ripida che portava poi nel boschetto. Lo vediamo, eccolo qui ancora inquadrato Sergio Russo in questa stupenda Enduro Test disegnata dal motoclub di guida per questa seconda prova. Dicevamo, un vantaggio di Sergio Russo di 32 secondi rispetto a Luca Brillante, eccolo qua il numero 152 del motoclub Piedimonte Matese, impegnato in queste chicane molto tecniche e avvincenti della cross test, pilota da tenere sott'occhio perché durante la giornata ha staccato tempi importanti, portandosi tra i primi 10-15 piloti addirittura nella assoluta a metà gara. Terza posizione per il pilota di casa Stefano Di Guida, il motoclub appunto Di Guida, della famiglia Di Guida, che ha ospitato, disegnato, realizzato, organizzato questa prova veramente in maniera impeccabile. Stefano si è difeso come poteva rispetto ai suoi avversari in questa categoria. Alla fine avrà 16 secondi di ritardo rispetto a Luca Brillante, per un totale di 48 secondi rispetto a Sergio Russo, che ha vinto invece questa categoria. No, speciali sembravano, cioè erano buone, un po' viscide al primo giro per i primi piloti, hanno trovato un po' di viscido, ma comunque anche nei giri correnti ci sono stati dei problemi nella prova speciale, però la linea era molto bella, tecnica, infatti lì ho fatto un po' di differenza perché ho avuto un po' di difficoltà nella speciale. Passiamo ai piloti delle classi Major con la M2, c'è inquadrato il numero 112 Donato Piscitiello, ennesimo pilota del 100% Enduro che, come dicevo ad inizio clip, ha fatto man bassa in questa seconda prova del regionale Enduro FMI 2019 con Donato Piscitiello, che vince in questa categoria, ben 41 secondi totale di stacco rispetto al secondo pilota, anche se nell'assoluta Donato forse non sarà molto soddisfatto visto che ha chiuso in, vediamo un po', eccolo qua, in tredicesima posizione, quindi sicuramente, tra l'altro stamattina diceva che aveva anche un po' di febbre. Nonostante ciò sia giudicato la M2,
a dispetto di Francesco Ferritto. Eccolo qua, il pilota del team Capuano Moto su TM, numero 115 per lui, secondo in questa M2, dicevamo 41 circa i secondi di svantaggio rispetto a Donato Piscitiello, mentre vediamo la TM 115 impegnata anche in questo boschetto molto complicato, perché le traiettorie erano abbastanza uniche, non è che ci si poteva inventare chissà che cosa, non tanto in questa parte larga, ma prima avete visto insomma come era fitto il boschetto. In terza posizione, pilota del motoclub di Guidamoto, Giovanni Magliano, numero 136 per lui, spazzola un po' in questa occasione nella cross test, mentre qui è nella enduro test e avrà un ritardo di 14 secondi rispetto a Francesco Ferritto in seconda posizione. Conoscendoti, è una gara che ti piace a te? Sì, ma qua è stata una bella gara, pure la linea molto tecnica, effettuciato, era duro ma era bello pure effettuciato, giro, è stata una bella gara, una bella gara, complimenti. Poi vincere con la febbre, insomma. Vabbè, questo qua, però complimenti agli organizzatori, hanno fatto una bella gara. Andiamo a scoprire che cosa è successo nella MD, dove in realtà si vede subito inquadrato il numero 124 Florindo Finamore della Motor Service da Rocca Gloriosa, altro pilota del 100% Enduro Team che vince in questa categoria, tenendo a distanza il suo inseguitore. Aveva vinto anche nella prima prova Florindo, quindi rispetto a Vincenzo Leggiro, che vedremo tra poco in seconda posizione, avrà un distacco di 19 secondi. Eccolo qua, pilota del motoclub Piedimonte Matese su Yamaha 250, numero 111 per lui, che anche in questa seconda prova si è gettato all'inseguimento di Florindo Finamore, pagando però questo svantaggio di 19 secondi, che non sono poi neanche tanti, considerando le speciali complicate e complesse che abbiamo trovato qui a Campagna, che hanno sicuramente soddisfatto tutte le aspettative dei piloti impegnati, con anche, lo dicevamo, un trasferimento equilibrato, simpatico. Un giro credo che si sia svolto in un'ora e mezza, quindi a dimostrazione della complessità di questa prova. In terza posizione, eccolo qua, Donato Ciardiello, numero 137 Motoclub SPS, che ha pagato un ritardo rispetto a Vincenzo Leggiero di 21 secondi, quindi abbiamo un margine di circa 20 secondi fra i due piloti, che come dicevamo può sembrare tanto, ma in realtà non lo è, considerando la difficoltà che questa seconda prova a Campagna del motoclub di Guida ha mostrato ai piloti. Come pensi di aver fatto la differenza tra i due speciali? Beh, sicuramente nell'effettuciato, la linea non era la mia portata, era molto, ci voleva un po' di forza fisica. Attualmente siamo sotto zero, non ci siamo, no, non ci siamo. Comunque complimenti. Grazie. La ME è orfana di Nicola Della Rossa, che aveva vinto la prima prova a Sant'Omenna, e ad aggiudicarsi questa categoria, eccolo qua, il pilota numero 134 Mattia Botteri del vivalamoto.com Offroad Racing Team, pilota napoletano che ha svolto una gara qui a Campagna costante, con pochi errori è riuscito a conquistare la vittoria ed essere veloce in tutte, un po' in tutte le speciali. Qua lo vediamo impegnato anche nella enduro test con la sua Husqvarna, e alla fine avrà un vantaggio di 8 secondi rispetto al suo avversario e amico, eccolo qua, Paolo Caso, con il numero 126, pilota del team Pianeta Moto il Monello, che ha accusato sicuramente un po' di fatica in questa gara. Qui lo vediamo al centro della cross test, che vedete molto sinuosa, scivolosa anche, qua siamo ai primissimi giri con l'erba che era ancora abbastanza fresca, mentre qui lo vediamo impegnato nella enduro test. Ripetiamo, Paolo Caso, secondo posto nella ME a 8 secondi da Mattia Botteri. In terza posizione è il numero 130, eccolo qui, il motoclub di Guidamoto, Domenico Bottiglieri, che a sua volta ha avuto un distacco di circa 30 secondi rispetto a Paolo Caso, quindi un po' più distaccato il pilota del motoclub di Guidamoto in questa occasione, anche per lui le immagini nella enduro test. Ma ti fa più impressione questa vittoria o il fatto di essere 28esimo nell'assoluta? Ovviamente il mio sguardo è sempre rivolto all'assoluta, e quella posizione
negli anni, diciamo, è andata avanti fino a diventare 28esimo su 140 partenti circa, insomma è una soddisfazione sicuramente. Complimenti allora. Grazie. Arriviamo ai piloti ospiti di questa seconda prova a Campania, campionato Campano Enduro FMI. Vediamo in azione il numero 180 Antonio D'Amore del team Crispiano Enduro, impegnato nella cross test a bordo di KTM, che vince in questa categoria degli ospiti. Sono arrivati anche dall'Abruzzo, dalla Puglia, a disputare la gara di campagna del regionale campano di enduro. Antonio D'Amore, che avrà un vantaggio di ben 54 secondi rispetto alla seconda posizione, mentre lo vediamo anche impegnato nella tortuosa e difficile enduro test. Eccolo qui ancora una volta, numero 180 Antonio D'Amore, che vincerà nella categoria ospiti. Diciamo 54 secondi rispetto al numero 167 che è Giovanni Diodoardo, MP Racing, sono i colori del team del numero 167, che avrà un ritardo, come detto, complessivo di 54 secondi più o meno, sì, rispetto ad Antonio D'Amore. Lo vediamo impegnato anche nella linea. Al terzo posto c'è Domenico Angelo Ucci, numero 183, KTM per lui, che avrà a sua volta, rispetto alla seconda posizione di Edoardo, un ritardo di 13 secondi. Ringraziamo anche, insomma, questi piloti che sono arrivati dall'Abruzzo e poi vedremo dopo anche dalla Puglia. 10 anni che aspetto di essere inteso per stare da te. Oggi ce l'abbiamo fatta, è stata una bellissima gara. Hanno organizzato veramente una bella gara, un cross test, un enduro test a livello. Il trasferimento bello, una vera gara di enduro. Ci siamo divertiti e poi siamo tutti amici fuori fettucciato, ed è bello così. Comunque la dedico a un mio carissimo amico Bifolco, ho fatto primo. Sempre molto simpatico Antonio D'Amore, lo salutiamo molto affettuosamente. Passiamo ai piloti della classe T, con Luigi Maruso in azione nella TM. Vincerà anche questa seconda prova qui a Campania, dopo aver conquistato la vittoria anche nella prima prova. In realtà Luigi Maruso è stato lontano dai campionati FMI, quindi ha visto il ranking sicuramente salire, partito da questa categoria, ma sicuramente ha un passo diverso rispetto agli avversari. Lo vediamo impegnato qui anche nella Enduro Test, uno dei suoi terreni sicuramente favorevoli. Questa tortuosa linea in salita, eccolo qui ancora nel boschetto che ha ospitato questa enduro test della seconda prova a Campania, organizzata dal motoclub di Guidamoto. C'erano persone in tutti i punti anche della linea per intervenire in qualsiasi momento. Allora avrà Luigi Maruso un vantaggio di 53 secondi rispetto al secondo, Giuseppe De Lillo, eccolo qua il numero 182 della Enrico Racing, impegnato adesso nella cross test, quindi un passo, diciamo, insomma, diverso rispetto ai suoi avversari, quello di Luigi Maruso, che ha vinto anche questa seconda prova a Campania. Mentre vediamo De Lillo ancora impegnato nella linea numero 182 con la sua Husqvarna. Dicevamo, c'erano persone in ogni punto della linea a intervenire in ogni momento, quindi dimostrazione del fatto di come è stata curata questa prova. Questo lungo che vedete è di Daniele Santillo, motoclub Piedimonte Matese. In realtà in questo punto in tanti abbiamo visto che andavano lunghi perché c'era un bellissimo rettilineo e poi questa curva a gomito in salita verso destra che ha messo in difficoltà in tanti, in questa occasione anche Daniele Santillo, che però chiude in terza posizione nella TM, motoclub Piedimonte Matese per lui, numero 218. Lo vediamo impegnato anche nella enduro test. Vedete come era difficile a questo punto affrontare, siamo già all'ultimo passaggio qui nella linea per Daniele Santillo. Sì, era molto 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 bella la linea, solo che dalla seconda in poi era diventata impraticabile. Il terreno si era scavato, e buche e il resto. È stata molto dura la linea. Invece della cross test? Cross test, la prima è stata un po' difficile perché si scivolava. Poi dalla seconda in poi si riusciva a girare. Passiamo alla classe TS con in azione Cosimo Brancaccio. Questo è il punto che vi dicevo prima, che portava tanti piloti ad andare lunghi.
invece Brancaccio è riuscito a chiudere l'angolo a destra, a salire su per la curva. Se l'è vista anche con qualche doppiato, qui c'è l'amico Bruno Pedicini della classe veteran, che gli ha fatto anche spazio e gli ha permesso di completare la sua cross test. Parliamo ovviamente della TS con Cosimo Brancaccio, che ha vinto in questa categoria. Qui lo vediamo impegnato anche nella Enduro Test, con un distacco di ben 15 secondi rispetto alla seconda posizione di Feliciano Ricci. Eccolo qui, pilota del motoclub Il Monello, mentre Brancaccio corre con i colori di Guidamoto, numero 207, che è in seconda posizione in questa TS con uno svantaggio di 15 secondi rispetto a Brancaccio. Qui è alla conclusione della cross test, mentre qui c'è il salitone ghiaioso della Enduro Test, che avete visto che canali formava poi nei passaggi successivi. Terza posizione per Roberto Giardullo, Motoclub SPS per lui, in terza posizione nella TS, che paga uno svantaggio di 26 secondi rispetto al secondo. Quindi podio così composto da questi tre piloti con distacchi non proprio altissimi, a dimostrazione, come stiamo dicendo da svariate volte, insomma, della difficoltà e della complessità di questa bella prova qui a Campagna. Mi sentivo molto a mio agio sul terreno, sì. E la linea che te ne è sembrata? La linea è un po' difficile, però l'ho fatta bene, sì. Complimenti, Cosimo. Grazie. Molto avvincente sarà la classe junior in questo campionato, perché abbiamo piloti che sono molto molto vicini. A vincere qui a Campagna in questa seconda prova c'è il numero 149, lo vedete, Giuseppe Girolamo Vecchio, Motoclub Il Monello, Pianeta Moto per lui, che conquista appunto la junior con un tempo complessivo di 29.14.511. Lo vediamo in azione nella Enduro Test. Giuseppe Vecchio che vincerà per soli 7 secondi sul diretto inseguitore di questa prova. Altro passaggio in realtà di Vecchio nella linea, questo bellissimo boschetto dal terreno che si è poi andato via via scavando. In seconda posizione, come dicevamo, c'è il numero 118, Angelo Genovese, anche lui Pianeta Moto Il Monello, compagno di team quindi di Girolamo Giuseppe Vecchio, che pagherà un ritardo complessivo di 7 secondi, che come detto sicuramente sono un nulla per questa prova, che ha dato insomma tante difficoltà ai piloti in gara. Il numero 114 invece, Paolo Lamanna, è stato vincitore della prima prova a Santo Menna, deve accontentarsi qui a Campagna della terza posizione, qualche errorino anche per lui, il pilota del 100% Enduro Team, che ha uno svantaggio di 8 secondi rispetto al secondo e quindi di 15 rispetto a Vecchio. Quindi veramente tanta roba da vedere in questa junior quest'anno. Sì, finalmente Antonio, ce l'abbiamo fatta dopo 2 anni di stop, siamo ritornati, anche se ho interpretato un po' male il fettucciato, però ce l'abbiamo fatta. Altra bella lotta ci sarà quest'anno sicuramente della classe veteran. Vince anche a Campagna il numero 133, Massimo Maiano, motoclub di guida per lui e KTM, che avrà insomma una vita non facile in questa categoria, dove è arrivato quest'anno. Mole imponente per Massimo Maiano, guida di potenza, qui si spegne la moto in realtà, infatti ho fatto un segno col capo, insomma non era molto soddisfatto di quel passaggio. Qua c'è lo stesso passaggio e poi lo vediamo impegnato anche nella linea, Massimo Maiano, che appunto vince la classe veteran qui a Campagna per soli 4 secondi rispetto a Renato Castiglione. Eccolo qua il pilota del motoclub vivalamoto.com off-road racing team. Qui abbiamo il buon Peppe Galati che gli consiglia di allargare la traiettoria per poi uscire più velocemente nell'angolo, più o meno lo fa a modo suo. Impegnato anche nella linea Renato Castiglione, 4 secondi veramente sono un nulla nel totale complessivo della gara rispetto a Massimo Maiano, quindi sicuramente vedremo un campionato molto molto competitivo tra questi due piloti, che se la giocheranno a questo punto in questa classe veteran. Ancora impegnato nella linea Renato Castiglione, che va via in scioltezza. Al terzo posto, distaccato insomma di un bel po', 52 secondi complessivi, troviamo Walter Senese del 100% Enduro Team su Husqvarna, 2 tempi. Lontano sicuramente dai giochi,
che vedranno i protagonisti in Massimo Maiano e Renato Castiglione. Comunque terza posizione per Walter Senese in questa veteran a campagna. Ci abbiamo la mascotte oggi? Oggi sì, perciò abbiamo vinto ancora. Si continua a vincere, eravamo in casa, quindi diciamo che è andata benissimo. Dicono che insomma una gara aspra, in realtà sì, ho visto anche la linea, insomma, bella complicata, articolata. Era molto complicata, piena di canali, piena, è stata dura, difficile, molto difficile, però ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Per poco, perché Castiglione è forte, eh? È forte. Vanno forte sì. Sì, sì. Vieni, vieni. Alla prossima. Oggi sono 4 secondi e mezzo. Ma basta quel poco. Vabbè, complimenti ragazzi. Andiamo al massimo. Grazie. Nella classe ultra veteran abbiamo la vittoria di Lorenzo Pascale, eccolo qua, numero 129. Pilota e fondatore del motoclub Piedimonte Matese. Impegnato con la sua KTM due tempi nella cross test, che era stato influenzato nella prima prova a Saint-Omin, si era arreso all'ultima speciale concedendo la vittoria ad Antonio De Santis, invece qui è arrivato a campagna abbastanza preparato. Non voglio neanche dirvi l'età di questo pilota, che è sicuramente una figura storica nell'enduro in campagna. Vedete con quanta fisicità e soprattutto atleticità in realtà affronta le linee della seconda prova qui a campagna, lodevole veramente Lorenzo Pascale, che vince la classe ultra veteran e che poi insomma è andato via, si è dimenticato di ritirare la coppa al podio, è andato via e non l'abbiamo neanche potuto intervistare. In seconda posizione, eccolo qua, lo vediamo impegnato, Antonio De Santis del vivalamoto.com off-road racing team numero 150 per lui, con la sua KTM con la quale sentivamo non ha proprio avuto insomma un buon feeling da quando è entrato in possesso De Santis, che sicuramente predilige le Honda, ha fatto questa prova quest'anno con questa KTM. In terza posizione nella classe ultra veteran c'è Massimo Gambini, eccolo qui, pilota del motoclub Salerno con il numero 165 a bordo di Honda, che paga un ritardo rispetto ad Antonio De Santis di 52 secondi, quindi sicuramente Lorenzo Pascale ha un ritmo diverso rispetto ai suoi inseguitori. Sarà più una lotta in questa categoria tra De Santis e Gambini, che anche se cioè, in questa occasione il pilota napoletano ha accumulato un bel vantaggio relegando Gambini in terza posizione. Come detto, Lorenzo Pascale è andato via, non abbiamo la sua intervista, quindi finiamo di vedere Massimo Gambini impegnato nella enduro test e poi ci spostiamo, eccoli qua, sui piloti della classe super veteran con la vittoria di Vittorio Cerra. Sembra un gioco di parole, vittoria di Vittorio, in realtà siamo abituati a vedere questo pilota coriaceo, tenace, affrontare, vedete con che disinvoltura la cross test, motoclub Salerno per lui, quindi riscatta sicuramente il terzo posto di Gambini nella ultra veteran con questa bella vittoria nella super veteran numero 141 su KTM due tempi, che aveva avuto un problema nella prima prova e invece arriva a campagna disputando un buonissimo ritmo, sicuramente avrà addirittura 12 secondi di vantaggio rispetto a Mario Adamuccio, eccolo qua, pilota del 100% Enduro Team, che arriva anche quest'oggi dalla Puglia a disputare il nostro campionato. Insomma è un onore per noi, visto che in Puglia nello stesso giorno si svolgeva il campionato regionale, quindi Adamuccio ha scelto sicuramente di correre qui in campagna, anche perché devo dire che il livello quest'anno veramente è elevato rispetto alle stagioni precedenti. In terza posizione nella super veteran c'è Giancarlo Donadio, numero 139, motoclub Salerno per lui, che aveva organizzato, ricordiamo, la prima prova a Saint-Omin, la bella cornice di Saint-Omin, e qui in terza posizione paga un ritardo di vediamo quanti secondi è, un bel po', 34 secondi rispetto a Mario Adamuccio, quindi dovrà lavorare molto sulla preparazione tecnica e atletica Giancarlo Donadio, altra bandiera sicuramente storica dell'enduro in Campania. L'altra volta è la prima prova, che cos'è che non è andato bene? Niente, il primo giro mi strappai e ho fatto una mezza gara infortunata, diciamo così. Oggi invece alla grande. Oggi ho stretto i denti,
anche leggermente infortunato ero, però è andata bene. Nella Enduro Sprint, bella presenza di David Pisani, pilota di motocross che si allena in questa occasione e vince la categoria appunto Enduro Sprint, pilota del motoclub di guida. Sì, ho fatto un po' di allenamento oggi in previsione del campionato italiano. È andata abbastanza bene, solo una caduta. Vorrei ringraziare il team di guida per il supporto, il mio meccanico Gerardo e i miei genitori. Complimenti. Grazie. La cross test a Campania vede impegnati anche i piloti nella Mini 85 con Andrea Lorenzo De Sia, eccolo qua il numero 81 del motoclub Saiyan. Stesso motoclub che accoglie anche il numero 68 Raffaele Palo, quindi grande impegno nel settore giovanile. Inquadrata invece c'è la nostra Martina De Cristofaro, ormai immancabile pilota del campionato campano di enduro. Oggi ti alleni perché il tuo sport è motocross, ti piace però l'enduro? Sì, mi sto allenando per prepararmi al meglio per le gare di regionale motocross, mi piace abbastanza l'enduro, allora, infatti ogni volta, junior, ogni anno mi faccio sempre le gare che fanno qui, ci vediamo domenica da Cerro. E siamo anche al podio del trofeo Off-Road Racing Shop con i migliori tempi della cross test e dell'enduro test. Avete visto Patrizio Paletano, Damiano Lullo, Tommaso Gonzales, piloti della cross test. Invece nella enduro test lo stesso podio è composto da Paletano, Lullo e da Ernesto Carmando, che ha fatto il terzo tempo. Complimenti quindi a questi piloti che si aggiudicano oggi il trofeo Off-Road Racing Shop. Allora sì, prima di tutto volevo ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno aiutato in questa giornata, perché un risultato così si può ottenere solo grazie all'aiuto di tutti i nostri amici, sostenitori e del motoclub in particolare. Il gruppo dei Lupi del Polveracchio che ci ha dato un grosso aiuto nello svolgimento della manifestazione. Volevo dire che una partecipazione così non ce l'aspettavamo, infatti un ottimo numero di piloti per questa giornata e siamo veramente soddisfatti e contenti. Complimenti Carmine, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Crepi il Lupo, ciao, buona serata. Ed è tutto qui da Campania, vi mostriamo le ultime immagini di questa cross test su questa splendida cittadina grazie al motoclub di guida, a Off-Road Racing Shop. Ci saranno adesso due appuntamenti, 14 aprile Palazzo San Gervasio, motoclub Altamurgia, e 12 maggio ad Accadia, Foggia, il motoclub che organizzerà le due prove che sono valide per i campionati di Basilicata e Campania. Noi invece ci rivedremo il 2 giugno a San Potito Sannitico, dove il motoclub SPS organizzerà la quinta prova del campionato campano enduro FMI 2019. Alla prossima! Campania Motorsport è offerto da Off-Road Racing Shop, concessionario Honda Red Moto.